Panico per tutti ragazzi, eccoci qua in un nuovo video dove io e i miei colleghi GJ Knockout e PSCS affronteremo questa avventura di Minecraft Legend, dove questo bellissimo gioco che in verità non è così bello, ma lo faremo comunque ragazzi. Io direi di cominciare subito. Ah no, mi è iniziato il video, vabbè, purtroppo inizio prima, mi spiace. Ah, è finito, sto entrando. Vai, vai. C'è il volume a palla. Hai visto? Quanto inquietante. Oddio, ho capito. Togli la cintura. Ok, la cintura. Oddio. Io sto guardando il video. Okay. Mamma mia, che quality. Che anch'io. Quality. Ospedal sta una vita per farmi trapanare le orecchie del mio Mike. Sì, porca troia, è fortissimo. È devastante sto video. Attenzione. No. I piglin. Dove? Sì, i piglin, dovrebbero essere i piglin. No, povero coniglio. Sì, proprio low budget. Cazzo, che figata però. Però mi sento di morire. Mi è spoilerato che non voglio morire. Mi ricordo un po' come si chiama Angry Bird. Che cazzo fa ricordate Angry Birds? Lo so, lì i maglielli sono verdi. Sto prendendo le orecchie, come passare sta roba? Me. Dobbiamo esserne okay. Testimoni insieme. Mi sta stuprando comunque le orecchie, ma adesso non sta stuprando le orecchie la live. Che sente fortissimo. Mi ricorda più il signor di Anelli. È vero, il trono di spade. Cazzo, ma che grafica c'ha, porca troia. Allora, già lo odio. Chi? Ok, ho skippato il video. No! Perché allora, già lo odio per il semplice fatto che. Cazzo! Ti fanno. Lungimiranza. Ti fanno vedere il video prima di poter modificare l'audio, mi fa incazzare. Sì. Gente. Come sto facendo le palle. Vabbè, io lo modifico dalle impostazioni del sistema. No, ho capito, però non dovrebbe essere così. Cioè, quello è vero. Impostare l'audio e poi dopo puoi partire. Quello è vero. Adesso qua ci sono i tre saggi che stanno guardando l'acqua. Okay. Ah, ecco, mi sa che fa partire subito col gioco, mi sa, vediamo. Il bello è che io non ho mai giocato a Minecraft, lo sai? Non hai mai giocato a Minecraft? No, sai che io non ho mai giocato a Minecraft. Non hai mai giocato a Minecraft? No, non ho mai giocato a Minecraft. Però mi è capitata forse una volta di farci proprio una partita così, di spaccare due pietre, ma poi non ho mai fatto più niente. Non era nostra intenzione spaventarti. Il tuo coraggio e la tua creatività ci hanno spinto a cercare il tuo aiuto. Vedi, il nostro mondo è sotto attacco. Lo stanno divorando. Okay. Ed è un pericolo che solo tu puoi prevenire. Okay, il tempo stringe. Ci aiuterai? Ah, no, mi sa che non ho tanta scelta, okay, apposta. Vai, Gran. Ok. Grazie. Ora fatti avanti, coraggioso eroe, e unisciti a noi. Tieniti forte. Tieniti forte. Cazzo, sta voce l'ho già sentita. Bella. Benvenuto. Temo che abbiamo un grosso favore da chiederti. Ok, ripartito il video. I viaggi di quel tipo mi sconvolgono sempre lo stomaco. Grazie per aver trovato il coraggio di venire. Io sono lungimiranza. Io sono azione. E io sono sapere. Vorrei che ci fossimo incontrati in circostanze diverse, ma questo mondo è sotto attacco e ci serve il tuo aiuto. Terribili creature conosciute come i piglin sono emerse dalla loro casa infuocata e vogliono conquistare questa terra pacifica e tutte le creature che la abitano. Ci serve il tuo aiuto per essere certi che ciò non accada. Io ancora non ho capito che tipo di gioco è. Non preoccuparti. Neanche io. Ho sempre voluto dirlo. Vi presentiamo... Donny! È incredibile come quello grosso ha la voce da piccolo e quello piccolo ha la voce da grosso. Tutto ciò che ti occorre.
In questo caso brucia le fiamme della creazione. Le fiamme richiameranno gli amici per combattere al tuo fianco. Questi golem ci hanno aiutato a creare il soprammondo e ora ti aiuteranno a difenderlo. E ultimo, mostrano ma non meno importante, questo è lo stendardo del coraggio. Innalzalo e questo mondo si innalzerà in tuo aiuto. La fame dei Piglin è insaziabile. Hanno già un punto di appoggio nel soprammondo. E se qualcuno non li fermerà, divoreranno tutto. Non abbiamo preparato le creature del nostro mondo per questo giorno, ma crediamo che tu possa farlo. Ecco perché ti abbiamo chiamato. Se esiste una speranza, quella sei tu. Ciao! Cazzo, è fatto da Dio però. Per mostrarti un paio di cose su questi attrezzi. Ok, mi sa che sto iniziando a giocare io. Anch'io. Dobbiamo fare tutto a usare sì. Vai da azione e potremo iniziare. Ok, brutti maiali di merda. Dai, andate qua avanti. Bisogna fare inferno. Non capisco. Ma perché mi seleziona a caso? Non è a caso, tu stai guardando. Oh, aiutatemi, non riesco. Sono bloccato. Non riesco a capire. Perché c'ho il mouse? Oh, digi diversa azione. Ok, premi E per inviare i golem vicino a te nella direzione verso cui sei rivolto. Venite. Non vengono sti maiali. Non vengono ste pietre di merda. Sono stupide. Oh, dai, venite qua. È il momento di attaccare. Il nuovo dio di questi villager del cazzo. Ora mi succhiano le palle. Oh, sì. Sì, sì. Non siamo insieme perché Santi non riesce a uscire dal tutorial. Non riesco a uscire dal tutorial. Sono bloccatissimo, vi giuro. Non lo so, non riesco. Ragazzi, ho bisogno di una mano. Veramente, sono serio. Non riesco ad andare avanti. È il tutorial. Se non riesci ad andare avanti dal tutorial, abbiamo un serio problema. Non riesco ad andare avanti. I maiali non vanno dove devono andare. Io gli alzo la bandiera vicino al cazzo di golem. La sto continuamente alzando. Ma non vanno i maiali. Stanno lì fermi. Non lo so io, Aldo, dove sono. Sono sopra una roccia gigantesca. C'è un quadrato che vola, che ne so. Oddio, ma chi è costei? Vabbè, ok, raggiungiamo il villaggio. Raggiungiamo il villaggio. Ok, il villaggio. Ma come raggiungiamo il villaggio? Ma dove cazzo sei? Porca puttana. Perché sei là? Perché voi dove sei? Vai quel villaggio là, vai quel villaggio là. Io devo andare al villaggio, infatti. Rossapina. Che cos'è Rossapina? Dovresti essere qua vicino, teoricamente. Come faccio a uscire dal menu? Come faccio a uscire dal menu? Come si esce dal menu, ragazzi? Sono bloccato. Non si esce. Non puoi. Nessuno è mai uscito dal menu. Oh, non mi fa uscire dal menu? No. Lo so. Minecraft ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ragazzi. Oddio, vedo della gente. Chi è? Oh, sei tu, porca troia. Grande. Ma come hai fatto a creare quell'ordine? Aspetta, voglio creare anch'io un esercito. Aspetta, avviciniamoci al villaggio. Vai, vai, andiamo al villaggio, vai. Ah, scusate ragazzi per la mia disabilità, ma purtroppo non ho mai giocato senza il mouse. Senza il controller. Senza il controller. Mi ha accaparrato il video. Anche me. Oh no, di nuovo. Dovremmo andare ad avvertirli. Vedere tutto questo ci duole, ma dobbiamo avere fiducia. Il nostro eroe li aiuterà. È un problema enorme, ragazzi. I piglin stanno attaccando! Stanno arrivando un'orda di maiali! Vai! Sì. Ok, vieni, lo faccio così per portare. Vai, sbrigati! Sì, vado. Io non ho creato niente, però. Mamma mia! Perché state fermi, beoti? Venite a picchiarli! Io non ho più la mia ciurma! Qua! Sto facendo nulla! C'è un altro! È là! Uccideteli! Dove sono? Ecco i maiali! Ok, ho ucciso un maiale! Si può anche... Guarda lì, sono tutti così felici. I piglin sono spariti. I piglin sono spariti. Anche gli abitanti del villaggio vogliono ringraziarti. Grazie. Vai alla cassa del villaggio ai piedi della fontana. Apri la cassa. Hai una sorpresa. Wow, che cos'è? Hai scoperto Prismario? No, what the fuck? Sono le torri. Non l'avevi viste? Dobbiamo costruire delle torri, Aldo. Ok, costruiamo. Mettiamola qui. Ok. Metto tutto attorno. Questo villaggio sarà portato come la merda. Sì, nessuno ci tocca. Qua. Ci saranno più torri che persone. Devi predisporre delle difese intorno al villaggio. Qua? Ma quante torri possiamo costruire? Infinite? Non penso. Oddio. Sto facendo il muri. Postati. Porca puttana. Bravissimo. Wow, io sto costruendo torri a manetta. Oh
Vedi costruire torri in mezzo alle mie mura. Ma dobbiamo costruire delle torri di difesa. Controlla la bussola per scoprire. Come facciamo ad attivare le torri adesso? Ma cazzo ne so. Aspetta. Io sto costruendo le mura, i sassi. Esatto, devo qualche sassi. Io devo attivare. Com'è che si già? Non abbiamo risorse perché tu non sei andato a fare legno, bastardo. Mi stanno scopando. Sto prendendo fuoco. Ma cosa? Da cosa? Che cazzo stai dicendo? Ci sono i pigli. Ma tu sei un piglin. Ah, to. Mamma mia, andale, andale. Affrettati. Gli abitanti hanno bisogno subito del tuo aiuto. Come faccio a invocare? Ok, richiamo. Oh, questi sono miei, cazzo. Lasciameli a me. Ah, ma sono condivisi, prendili metà. Dammene metà. Prendile, premi Q, fai Q. Come si fa? Q. Fai Q, premi Q. A me. Non mi chiama, no. Non mi cagano. Ah, ma non me, mi spiace. Vabbè, cioè, che si può avere tutto. Rimane qualche piglin, morirà prima o poi. Guarda quante torri del cazzo ho piazzato sto imbecille. Oh. Guardale. Ma secondo te a che cosa servono? Per difenderci? Sì, ma secondo te le mura che cosa servono? Te piazzo soltanto torri ovunque. Ma che senso ha creare torri quando possiamo ammazzarli prima ancora che ci arrivano alla casa? Guarda, abbiamo anche vinto. E dopo diventerà più difficile. Dobbiamo prepararci alla battaglia. Villaggio salvato. Mamma mia. Sapevamo che ce l'avresti fatta. Io so perché abbiamo finito le risorse, perché le risorse sono condivise. Come ringraziamento speciale hanno collocato qualche risorsa aggiuntiva nella cassa. Ah, hai visto? Stai andando bene, ma i piglin non okay, si io sto rimuovendo le tue torri. No. Anche in questo momento stanno okay. Cazzo, fammelo usare le fiamme della creazione. Ok. Ma questa volta siamo avvantaggiati. Abbiamo bisogno, dobbiamo raccogliere altre in questo muro attorno al villaggio. Potremmo respingere. Non mettere le mura storte da che impazzisce. Ma così dipendono di più se sono storte, perché l'avversario non capisce dove entrare. Io ti uccido. Provaci. E ti mando la mia orda di mucche. No, cosa sono? Dei golem. Questo lo sai chi è? No, questo è Geodudo. Come cazzo si chiama? Geodudo. Geodudo, è lui. Guarda, sono dei piccoli Geodudo. Ah, devo creare delle forze armate, quindi X. Ok, questo. Ovunque, ci sono alberi ovunque. Sì, ma il legno non si taglia. Come faccio ad avere del legno? Mi avvicino a... Te il tutorial l'hai fatto per finta. Sì, non ho ascoltato perché c'eri tu che parlavi, mi distraevi. Guarda. Mi avvicino ad un albero e poi cosa faccio? Ci mando l'orda di goblin? L'hai fatto fare l'albero storto. No, tu l'hai fatta storta però quella. Cosa c'è? C'è il lama sopra la cosa, lo vedi? È caduto. È morto. Hai visto? E noi come entriamo? Ah, ok, c'è il buco nella porta, ok, a posto. Sto citando, ragazzi. Oh, ecco, ho visto la mandria di mucche. Vabbè, me l'ha data anche a me. Ah, beh, ce la siamo insieme. Aldo. Non sono mucche, smetti. Rampicanti velenosi. Della lava? Sottovalutato la loro capacità di corruzione. Ricordi le rampe che hai costruito con noi al posto? Lo ricordo. Le faccio io, Aldo. Chiedi agli alleati di costruirti un ponte per attraversare quel fossato. Fatto. Mamma mia, un pro sono. Mamma, bel po' bello sto ponte. Vabbè, voi... Ciao ragazzi, ci sono. Ok, Remina, fermo. Sto spaccando il muro. Distruggi i 3 avamposti dei piglings. Vai, uccidili. Aspetta, Aldo, facciamo così. Costruisco un muro qua, così non possono entrare altri pigli. Non possiamo costruire qua e cazzo. I pigli spawnano qua. C'hai effettivamente ragione. Guarda qui la nostra... Entrare, oh, hai visto quanto picchiano forte? Ma te l'ho detto, che sono... Mamma mia, guarda lì. Ok. Loro a falcone borsellino. Sono scomparse le mura. Sono scomparse le mura. Questo avamposto è stato distrutto. Ma ci sono altri piglin là fuori. Non c'è tempo da perdere. Diamo. No, ci sono altri piglin là fuori. C'è il video. Oddio. Cazzo. Boss finale? Sì. È già finito il gioco? È finito? L'ho platinato. Grande. Bello. Devo dire che mi sono divertito. No, è adorabile quel creeper. Cos'è che si chiama? Snowman. Mai visto. Snowman. Interessante. La guerra sta svegliando il mondo. Dove porterà tutto questo? Dove? Infatti dove? Dove? Si mettono quelli che fanno pinare le strutture. Alle strutture, esatto. Non è niente. No! Cosa stanno facendo a quel maiale? No! È morto, dite? No, sarà credo. Oh yeah. Ma cos'è, un plagio di World of War? Sì, è palesemente, lui è...
Cazzo. È Gul'dan, è palesemente. C'ha la stessa faccia poi, con le stesse... Sì, è proprio Gul'dan. Lui è Garrosh, è Garrosh lui. Esatto. Bro, è letteralmente un plagio da World of Warcraft. Garrosh! Quello è il Tesseract! Vabbè. No, è una droga. No, perché World of Warcraft non l'hanno implementato nella Marvel? Sì. Sì. Er cubo. Er cubo, The Minecraft e il Tesseract. Oddio, chissà cosa serve quel portale. No. Quello era per caso un beacon? Quello era per caso un Pikachu? Non è possibile che sia un beacon. No, è un beacon! Ah! No, vabbè, ma hanno fatto il beacon sul portale. Fortissimo adesso. Hanno distrutto il sole. Oh yeah. Guarda come sono tutti felici e allegri. Questo gioco è troppo... Un eclissi sborale. No, i creeper sono così spaventati. Sì, sì, guarda come tremano. Prima avvelenano il terreno e ora il cielo. Porco Dio. Eroe deve non lo dicono, ma lo pensano. No, ah, adesso di questa magia. Trovala e annientala. Secondo me non è quella luce laggiù in fondo. No, dai, non dire così, dai. Ah, è un gioco di strategia e basta. No, sì, certo. Però quando, tipo, ce li hai solo te i domini, no? Quello, cioè, il multiplayer è un po' una merda. Esatto. No, vi dico, sicuramente io l'ultima volta mi sono divertito molto di più a Warzone. Però non vuol dire che questo sia lo renda peggio di quello. No, il problema è che il multiplayer non tira niente il multiplayer. Cioè, esatto. Abbiamo lo stesso numero di cose, posso controllare solo... No, più lo sai cosa è che diventa anche molto confusionario dopo. Perché magari uno li comanda e li manda a destra, uno li manda a sinistra. No, invece non è così perché li controlla solo una persona, è quello fatto. Ah, ok. No, ma il punto è che cazzo di senso ha, se io controllo i tanto, ma che cazzo fa? Cioè, gli schiavi? Cioè, siamo invece degli schiavi. Esatto. Guarda. No, gli schiavi c'è una mano. Incredibile. Anche creepers? Anche creepers? No. Oh, man. Anche anche i zombie. I villager zombie. No, rega, l'amore. L'amicizia, la speranza. Porca madonna. Non ci credo. Il punto debole dei piglin è l'amicizia. È la mia barca di amicizia. È sempre quella che regna. Scusatemi, i cattivi erano i piglins. Adesso i piglins vengono uccisi da zombie e creeper. È finito sì, il gioco. Sì, perché loro stanno difendendo il mondo. Questa abbiamo finito il gioco. Di mai visto prima. Ma lo sapete che sembra un po' tipo... Di mai visto oddio. Prima. Mi sta... C'abbiamo un botto di zombie. È vero? Lo sapete che sembra la fine del gioco questo? Dov'è? Dio che ha creato un ponte, porco Dio. Ma come? Infatti, cazzo, io sono caduto, oddio, sono sotto il ponte, non riesco a uscire. Cazzo, mi è incastrato sotto il ponte, stavo per morire. Dobbiamo battere questo villaggio, che sennò l'amore non mi riuscirà a triumfare. Oddio, ma è enorme! Guarda quella bestia! È mostruosamente mostruoso. Oddio, è tipo un porco 2. No, io, ragazzi, me lo voglio scopare. Eh? Cosa? Non avevamo dubbi, Sam. Ma, ecco, tipo in questo oddio, caso... Oddio, ce n'è un altro fortissimo. Ma tipo... No, ma in questo caso, tipo noi, a parte dare spadate e dare ordini, non facciamo un cazzo, vero? Grosso piglin eliminato. Ottimo lavoro. Grosso piglin eliminato. Lo sai cosa? È che noi non facciamo niente, però. Se tipo potevamo costruire mentre eravamo qua, era più figo. Ah no, però inizio gioco, aspetta. Secondo me non si può comunque fare un cazzo, perché il gioco in sé che è un gioco di strategia. Non è un gioco di azione, è un gioco di strategia. Quindi tu dovresti semplicemente controllare i tuoi schiavi e farli combattere. Però dovresti fare più o meno molto altro. Dovresti organizzare l'attacco anche da lontano. Comunque. Certo. Tecnicamente vabbè. È così, però... Però mi sembra strano che non possiamo costruire dentro la loro base. Però alla fine a che caso ti dà tutta quella roba? Per difendere i villaggi. E poi sì che possiamo costruire, o almeno il coso è possiamo costruire le scale. Le usiamo per attaccarli. Sì. Per arrivare dove non arriviamo. Wow, che abbiamo finito il gioco? Infatti sì, tipo. La progressione di questo gioco è un po'... Al cazzo, maiore.
Sarà che non ho seguito la cutscene. Però non sto capendo un cazzo. No, è molto figo. Oddio. No, Gul'dan si è arrabbiato. Cosa sta facendo il tizio? Gli sta spiegando cosa sta succedendo. Oddio. Oddio. Uomo Uga, grosso Uga. Di... Uomo grosso di Trovi si è incazzato. Bam. È incredibile, non riescono a ucciderlo. Perché lui è troppo forte. È il boss finale. È lui il boss. Là fuori c'è un mondo nuovo. Distruggi la base per rottura. In modi che nemmeno conosciamo. Io mi ho finito il gioco. Ah, aspettiamo Minecraft Legends 2. Bello, raga. Mi è piaciuto. Quanto è? Quando abbiamo giocato? Un'ora e mezza neanche, bello. No, è ovvio che non è finito, però. Ok. Oh, niente, ovvio, Aldo. Niente. Ce l'ho fatta. Raga, ce l'ho fatta. Io ce l'ho fatta. Io ce l'ho fatta. Ragazzi, voglio fare una foto di questo evento. Wow. Che evento? No, non mi fare cadere, bastardo. Vai via. Come osi. Fuori dalla mia torre. Ci sono salito prima io su sta torre. Trovati un'altra torre da salire. Va bene. Ma guarda, sta salendo anche Izzo. Oh, scendete, porca di quella puttana. Bastardo. Sono salito prima io su quest'albero. Trovati un altro albero. Quale albero? Ok, ragazzi. No, no, l'hai tolto. Non esiste più la montagna. Oddio, diamanti. Dove? Oh, cazzo, sono miei. Come si fa a raccogliere diamantite? Vediamo. Non diamantite. Raccogliere il diamante. Non no, possiamo. Ragazzo, sono morto, la Mao. Non possiamo raccogliere però i diamanti. No, ancora no, non abbiamo sbloccato praticamente. Immagina tipo che hai finito il gioco ma non hai ancora i diamanti. Ma infatti non abbiamo un obiettivo, dobbiamo fare un cazzo, dobbiamo andare in giro a fare il cazzo che ci pare. Sì. Cioè, il gioco finisce qui. Sì. No, non è detto. Prossima volta. Però non abbiamo nessuna quest. Oh, ragazzi, una cassa. Vieni qua, porco, vieni, porco, che non sia, sei un porco. Come se gli piacesse, proprio. Stai eccitando, Sì, sì, di no. Porco. Oddio! Lorda della spora? Ho letto bene? È l'ora della spora. Cosa dobbiamo fare adesso? È più avanti per... È più avanti per... Porca madonna, dove cazzo vai? Cosa sta accadendo? Io lo scorgiato in faccia. Mi dite che minchia dobbiamo fare? Ma qui c'è una minchia di scala. Chi cazzo l'ha costruita? Chi cazzo l'ha costruita questa scala? Io per cercare di arrivare in su. Sei geniale, sei. No. Sei forte totale. Dai, non dire... Ah, ma si può entrare nel portale viola e dentro e finisco il gioco? Via, fuori dalla mia giungla. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ah, c'è il filmato, hai visto? C'è ancora la storia. Possiamo uscire da questo gioco di merda? Sì, ti prego. Beh, allora, mi è piaciuto. No, disconnesso al server? Perché? Perché ho abbandonato la partita. No, veramente.